Scorreva l'anno 1421, quando le truppe di Andrea Fortebracci, detto Braccio da Montone, al soldo della regina di Napoli, Giovanna II, assediarono il ducato di Marigliano per sottrarlo alla dominazione di Annechino Mormile, che lo aveva acquistato da re Ladislao I per 7.700 ducati, e riconsegnarlo alla dinastia angioina. Quella notte del 7 giugno la battaglia fu cruenta, ma alla fine i soldati di Braccio espugnarono il castello e gli diedero fuoco. Il giorno dopo il notabiliato locale e il popolo dovettero inchinarsi alla regina Giovanna e consegnarle le chiavi della città. Da 8 anni la gens Marigliani, l'agente di Marigliano, ha deciso di rievocare quella pagina della storia millenaria di questo territorio per riscoprire le proprie radici e per rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità. Per 3 giorni la cittadina novana fa un tuffo nel Medioevo. Attraversata la porta che mette nel centro storico, si viene catapultati nel 400. Il borgo è popolato di gendarmi, dame e cavalieri, viandanti e taverne, giullari, musica e mostre. La kermesse culturale di gens Marigliani alla corte del duca è stata promossa dall'associazione Pan Polis, patrocinata dal comune di Marigliano e dalla Proloco e sostenuta dalla città metropolitana di Napoli. L'abbiamo potuta realizzare grazie all'aiuto delle scuole, delle istituzioni, e pertanto ringrazio la città metropolitana che ci è stata vicina, ringrazio il comune di Marigliano, ma ringrazio veramente tutti i cittadini che, entusiasti ormai di questa manifestazione, hanno dato il loro contributo. Una pagina che non racconta una vittoria del popolo marighianese, ma che serve ad altro. In effetti è una sconfitta della città, però a noi non interessava tanto questo, interessava riappropriarci, partendo da un periodo storico come quello del Medioevo, per far rivivere un evento in una cittadina che ha tante cose da scoprire, perché Marigliano ha un convento del 1499, ha un comune che risale al 1100, e questa manifestazione va nel solco della rivalorizzazione del nostro territorio. Anche quest'anno associazioni, commercianti e soprattutto le scuole hanno collaborato con grande impegno per creare un evento ancora più suggestivo. Mi fa molto piacere vedere che anno dopo anno cresce l'interesse e la partecipazione da parte della cittadinanza e di tutte le forze sane della città. Tanto è vero, quello che io definisco il segreto di questa manifestazione è il grande coinvolgimento e il grande entusiasmo dei bambini e dei giovani. Tutte le scuole sono impegnate ad ogni livello. Quest'anno l'evento è stato presentato anche alla Regia di Caserta grazie a un protocollo d'intesa che ha inserito la manifestazione in un circuito più ampio, che ha fatto sì che giungessero a Marigliano tanti visitatori da tutta la regione per scoprire o riscoprire la città. Si riscopre e si apprezza la città, soprattutto il centro storico con i suoi posti più belli, ci sono le tante chiese, c'è il Palazzo Ducale, ma si riscopre anche l'aspetto enogastronomico e le tante potenzialità di questa città, di questo territorio. La città metropolitana di Napoli ha deciso di sostenere in modo concreto questo evento nell'ambito dei programmi di sviluppo economico del territorio. Questa consigliatura si era prefissa questo obiettivo e in quest'anno e mezzo siamo riusciti a realizzare grandi eventi, e uno degli eventi più significativi è sicuramente questo, una rievocazione storica importante e coinvolgente. La città metropolitana di Napoli ha puntato sullo sviluppo del territorio attraverso la cultura, grazie alle sinergie e grazie alla piena collaborazione tra tutte le forze politiche del Consiglio metropolitano, a partire dal sindaco Luigi De Magistris, che ha dato questa grande opportunità a noi e ai nostri territori.